buongiorno a nome di Assofond e a nome anche degli amici di Enea che hanno collaborato al di là del lavoro per portare questa giornata, ma anche all'organizzazione della giornata. Io ho avuto l'incarico di fare una breve presentazione, una sorta di riassunto delle puntate precedenti, quindi farò un attimino il punto di tutto quello che ha preceduto questa giornata in termini di adempimenti previsti dalle normative, tutto il percorso che l'associazione ha portato avanti in un tema importante come quello appunto dell'energia e della razionalizzazione energetica, che si inquadra sostanzialmente in un'attività che da tempo Assofond aveva intrapreso, che era quella di in qualche modo cercare di guidare le aziende del settore a un discorso di razionalizzazione del ciclo produttivo. Razionalizzazione che evidentemente passa sicuramente attraverso gli aspetti energetici che sono prioritari per il nostro settore. Nel frattempo le normative che sono state messe in campo sul discorso e tutto quello che ne è seguito ha portato a fissare l'attenzione di Assofond sul discorso appunto energetico. Quindi brevemente la normativa sull'efficienza energetica con la pubblicazione del decreto legislativo del luglio del 2014, numero 102, che ha recepito una normativa europea, anche nel nostro ordinamento è stato introdotto l'obbligo di realizzare una diagnosi energetica per le grandi imprese e, a differenza di quello che è la normativa europea, anche per le aziende cosiddette energivore. Il decreto 102 ha sostanzialmente ribadito la necessità di garantire che le imprese raggiungessero degli obiettivi di efficienza energetica nel quadro di quello che è il programma che la comunità europea si è dato, il famoso obiettivo 20-20-20, cioè di raggiungere entro il 2020 un 20% di maggiore efficienza energetica, un 20% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e una riduzione del 20% di quelle che sono le emissioni di CO2. All'interno di questa normativa qui chiaramente si è sviluppata la normativa ETS e tutto quello che voi sicuramente già conoscete. Quindi questa normativa qui si inquadra nell'ambito di questo progetto che la Commissione dell'Europa sta portando avanti. Quali sono i soggetti che sono stati obbligati alla predisposizione di un audit energetico appunto per valutare quelli che erano i loro consumi? Innanzitutto le grandi imprese, che sono contraddistinte da quello che voi vedete, quindi dal numero di dipendenti, da tetti di fatturato e quant'altro. E come vi dicevo prima, nel nostro paese, a differenza di quello che è la normativa europea che è stata anche implementata nei vari paesi, questo obbligo è stato esteso in Italia alle imprese cosiddette energivore, no? Quindi imprese che erano caratterizzate da livelli di consumi di energia superiore a 2,4 gigawattore e che appartenevano a codici Ateco di settore manifatturiero che andavano da 10 a 39. Oltre alle imprese energivore, la normativa individuava anche le imprese ad alta intensità energetica, cioè quelle che al loro interno avevano dei mix di consumi di, oltre che di energia elettrica, di altri combustibili, però in questa prima fase è stato sviluppato soltanto il discorso per quanto riguardava i consumi di energia elettrica, quindi le imprese che avevano quelle caratteristiche che voi qui vedete. Un primo elenco delle imprese energivore è stato pubblicato nel 2014 e man mano, adesso siamo credo il terzo o il quarto elenco, non lo so più, comunque di volta in volta le imprese che entrano in questo gruppo qui di aziende ad alto consumo energetico sono inserite in appositi elenchi pubblicati dalla Cassa del Guaglio.
Cosa prevedeva questa normativa? Sostanzialmente all'articolo 8.1 e all'articolo 8.3 era indicato l'obbligo di eseguire una diagnosi energetica e redigere conseguentemente un rapporto. Per eseguire questa diagnosi la normativa dava alcuni riferimenti che erano rispetto a, ad alcune normative, in particolare nell'allegato 2 venivano definiti i criteri che dovevano avere le diagnosi energetiche che dovevano essere presentate. La norma esentava dalla predisposizione di una diagnosi energetica quelle imprese che in qualche modo già, o perché erano imprese che avevano implementato dall'interno sistemi di gestione dell'energia della serie ISO 50001, oppure imprese che avevano le normative di impatto ambientale che però avessero in modo esplicito già effettuato diagnosi energetica al loro interno, erano esentate dalla esecuzione della diagnosi energetica, però non erano esentate dalla predisposizione dei risultati, quindi della trasmissione dei risultati ad Enea. Quindi in qualche modo tutte le imprese hanno dovuto raccogliere le informazioni secondo lo schema che poi dopo Enea ha messo a punto e ha reso disponibile a tutte le imprese. Le diagnosi dovevano essere presentate entro il dicembre del 2015, quindi è stata fatta un'attività, un'intensa attività nel 2015 per portare a termine questa cosa che dal punto di vista tecnico ha comportato notevoli sforzi da parte di tutti. Chiaramente la normativa prevedeva delle sanzioni per tutte quelle imprese che non avessero provveduto a svolgere le diagnosi o le avessero fatte in modo non idoneo, cioè secondo quanto indicato appunto dalla norma stessa, in particolare appunto dall'allegato della normativa. E un'altra cosa che era prevista dalla normativa, che le aziende avrebbero dovuto dare attuazione entro delle tempistiche stabilite di tutti quegli accorgimenti tecnici, di quelle indicazioni che fossero emerse dalle diagnosi. Quindi le diagnosi alla fine portavano una serie di indicazioni di possibili risparmi energetici che le aziende avrebbero potuto realizzare, che sono stati oggetto appunto dell'inserimento nel report, e la norma dava delle indicazioni che questi interventi si sarebbero dovuti realizzare entro dei tempi tecnici che la norma prevedeva. Poi dopo sentiremo dei colleghi anche dell'Enea che ci racconteranno qualche cosa nel merito di questi obblighi che, o queste indicazioni che la normativa dava. Come dicevo appunto, l'audit doveva essere effettuato secondo i criteri stabiliti dalla norma, e la norma stessa parlava che i dati che dovevano essere riportati dovevano essere dati misurabili, tracciabili e aggiornabili periodicamente, perché anche sulla base di questi dati si sarebbero potuti impostare le eventuali istanze per chiedere l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica nel momento in cui le aziende avessero predisposto degli interventi di razionalizzazione. Poi, come sentiremo anche dai colleghi dell'Enea, il concetto del dato diciamo misurabile, tracciabile e aggiornabile in alcuni casi è un po' slittato, soprattutto per quanto riguarda le misure dei dati, nel senso che da questo primo giro molto spesso non erano disponibili dati certi, nel senso che fossero conseguenti a delle misure effettive, e quindi molto spesso i dati delle diagnosi sono stati stimati e valutati secondo criteri che chiaramente gli esecutori materiali di queste diagnosi, quindi i tecnici esperti in energia piuttosto che le società che hanno fatto questi lavori, sono arrivati a determinare una serie di dati sui consumi che sono stati oggetti di calcoli piuttosto che di misure effettive. E questa cosa in questo primo giro, chiamiamolo così, è stato accettato e
è quello che, di cui si parlerà dopo. Le diagnosi energetiche sono state trasmesse ad Enea, che istituzionalmente è il soggetto che è stato incaricato di raccogliere queste informazioni e poi di elaborare tutti i dati che venivano trasmessi. Enea aveva il compito istituzionale anche di effettuare una verifica sulle diagnosi che fossero state trasmesse, con dei criteri diversi a seconda del fatto che le diagnosi fossero state firmate da soggetti professionalmente abilitati a svolgere queste attività, piuttosto che fossero ottenuti da professionalità all'interno delle aziende. L'Assofond a un certo punto di questo percorso ha pensato che forse sarebbe stato opportuno realizzare un servizio attraverso il quale poter dare una mano alle imprese a effettuare queste diagnosi energetiche, con il duplice scopo: da un lato di dare una mano, essendo l'associazione, avendo l'associazione la presunzione di conoscere bene i processi produttivi e quindi potendo contare su, diciamo, un valore aggiunto rispetto a un soggetto che non conosceva i nostri processi produttivi. Ma dall'altro lato, una delle finalità che ha spinto l'associazione a occuparsi di questi temi è stata quella di arrivare alla definizione di una linea guida, cioè una modalità che, calata sulle realtà del nostro settore, potesse guidare le imprese e anche i professionisti che si approcciavano al compito di realizzare una diagnosi energetica e condurre appunto lungo un percorso per arrivare alla definizione di una diagnosi energetica che fosse pregnante rispetto alle esigenze del nostro settore. Sinceramente noi pensavamo che questo lavoro potesse comportare uno sforzo relativamente modesto, invece ci siamo accorti che praticamente noi siamo arrivati a definire la linea guida quando ormai le imprese avevano già quasi tutte consegnate le diagnosi. Perché? Perché il percorso di messa a punto di questa linea guida è stato lungo, è stato fatto anche attraverso una serie di diagnosi che l'associazione ha svolto presso un numero di aziende pilota. Avevamo circa 12 aziende del campo del ferroso, ghisa e acciaio e del non ferroso, appunto per verificare una serie di ipotesi di lavoro che erano state messe a punto, assieme a due partner che voi qui vedete, che erano state la Sogesc, che anche oggi è presente, tra le altre cose è uno dei sostenitori di questo, che ha reso possibile anche la realizzazione di questo convegno, e Universal Sun, che è un'altra ESCO che ci ha dato una mano per fare questo lavoro. Quindi questo gruppo di lavoro formato da Assofond e da queste due società è stato quello che ha fatto tutto il percorso di definizione delle diagnosi presso una serie di aziende che hanno aderito all'iniziativa di Assofond, e assieme a noi ci ha dato una mano nella definizione delle linee guida. Linee guida che poi sono state sottoposte agli amici dell'Enea e sono state da loro validate, nel senso che rispondevano a quello che era lo spirito della norma e soprattutto delle loro attese, per cui questa linea guida oggi è pubblicata anche nel sito di Enea e speriamo che per il futuro venga utilizzata da tutti, in modo tale che si possa avere una omogeneità anche nella realizzazione delle diagnosi e nella predisposizione dei report, che consentiranno per il futuro di fare dei lavori di raccolta, diciamo, delle potenzialità che queste diagnosi possono avere nelle nostre imprese. Quindi l'auspicio è che per il futuro ci sia un'adesione completa rispetto all'indicazione delle linee guida, proprio per avere a disposizione uno strumento che potenzialmente può molto aiutare le imprese, andando molto al di là di quello che oggi saranno i dati che vi saranno presentati.
Ecco, come vi dicevo, appunto, lo scopo era quello di ottenere queste linee guida, cosa che è stata fatta e oggi è disponibile a tutti. Un'altra cosa che l'associazione ha voluto promuovere era quella di dire: benissimo, ma che cosa serviranno queste diagnosi? Serviranno sicuramente a valutare l'efficienza energetica del nostro settore, quindi arriveranno a definire dei valori di riferimento, dei benchmark, rispetto ai quali sia l'Assofond al proprio interno e le singole aziende potranno confrontarsi, ma anche sicuramente in un futuro, in un'ipotesi futuro, potranno servire per confrontare le attività delle nostre imprese rispetto, per esempio, alla richiesta di titoli di efficienza energetica nel momento che le imprese dovessero fare degli interventi, o in un'ipotesi che ai tempi è stata valutata, potevano essere anche utilizzati, per esempio, per dare gli incentivi alle imprese del nostro settore, così come oggi ci sono, articolo 39 e quant'altro. E quindi abbiamo fatto una considerazione di questo tipo. Siccome il nostro settore è molto eterogeneo, nel senso che ci sono tantissime, innanzitutto per tipo di lega prodotto, ma anche dal punto di vista tecnico-produttivo, ci sono tante tipologie di impianti fusori, tante tipologie di impianti di produzione e quant'altro, per cui il rischio di avere accorpati in un solo dato tutte le imprese del nostro settore con un numero che non avrebbe rappresentato molto probabilmente nessuna delle nostre imprese ci ha spinto a dire: ma forse è meglio se noi ci cerchiamo di ottenere dei benchmark che siano più mirati per gruppi omogenei di imprese rispetto al tipo di metallo prodotto, rispetto al tipo di forni fusori utilizzati e quant'altro, per avere dei numeri che abbiano un significato anche dal punto di vista tecnico. Questa nostra istanza l'abbiamo portata all'Enea, la quale per nostra fortuna ha condiviso questa nostra esigenza e assieme ad Enea abbiamo elaborato i dati che oggi poi vi saranno presentati. Quindi si è fatto un lavoro di collaborazione, noi portando le esperienze e la conoscenza del nostro settore e le informazioni che noi avevamo raccolto direttamente dalle imprese, che erano molto, molto strutturate, no? I nostri questionari erano molto puntuali e saremmo stati in grado forse di arrivare a definire più livelli sulla base dei dati che avevamo. Le altre informazioni chiaramente che Enea disponeva e che ha sviluppato in autonomia, perché ovviamente c'era un'esigenza di tutela della privacy delle imprese, quindi chiaramente questi dati loro li hanno elaborati loro, chiaramente sulla base di criteri di carattere generale che sono stati condivisi e su una serie di informazioni che noi abbiamo tecnico-impiantistiche che abbiamo messo a disposizione di Enea. In alcuni casi perché ci siamo fatti dare noi copie delle diagnosi energetiche che le imprese avevano trasmesso ad Enea, quindi abbiamo acquisito anche noi la documentazione dalle imprese, quindi che hanno voluto renderci, che le imprese ci hanno dato volontariamente, quindi abbiamo aumentato il numero di informazioni che avevamo. Per il resto informazioni di tipo tecnico che abbiamo acquisito, che conoscevamo e che abbiamo a nostra volta girato ad Enea per la parte di elaborazione dei dati che loro avevano disponibili. Chiaramente loro hanno disponibile tutto l'universo delle imprese che hanno presentato le diagnosi. Niente, ecco, vi dicevo appunto che la finalità del nostro lavoro è quella di arrivare a definire dei benchmark che fossero effettivamente rappresentativi, che potessero essere utilizzati dalle singole imprese per confrontarsi, per vedere come un'impresa è messa rispetto alle situazioni. Diciamo che nella nostra esperienza, man mano che sviluppavamo le diagnosi presso le aziende, ci siamo accorti che quando siamo andati a presentare i primi dati, molto spesso imprese che ritenevano, sulla base anche di informazioni, di dati oggettivi di cui disponevano, di essere brave,
magari hanno scoperto che in alcuni punti forse così bravi non erano. Quindi sicuramente è un'attività, oppure hanno avuto delle conferme per quelle situazioni nelle quali effettivamente le imprese erano brave. E quindi l'importanza di disporre di un benchmark che potesse rappresentare un punto di riferimento rispetto al quale confrontarsi. Come vedremo, chiaramente questo primo giro, queste prime diagnosi che sono state raccolte, i dati che noi oggi possiamo avere a disposizione hanno dei limiti che poi dopo il collega, soprattutto Maurizio Prando, vi illustrerà, e speriamo che con la collaborazione delle imprese e col fatto di poter oggi utilizzare una linea guida, ripeto, condivisa da Enea per quello che riguarda la struttura, che può consentire di raccogliere i dati in modo omogeneo, ci consentirà per il futuro di avere a disposizione degli strumenti molto più efficaci, che chiaramente poi dopo verranno girati alle imprese, perché quello che noi facciamo lo facciamo per poi mettere a disposizione le informazioni delle imprese e cerchiamo di aiutarle per quanto ci è possibile. Ecco, come vi dicevo, le linee guida che è disponibile oltre che nel nostro sito, nel sito dell'Enea, che rappresenta un'ottima guida per cercare di strutturare la diagnosi in un modo che sia razionale rispetto alle attese dell'Enea, quindi degli obiettivi delle diagnosi energetiche, e rispetto a quelle che sono le attività in cui è strutturato il nostro settore, e come poi dopo vi descriverà il collega Prando. Ok, ecco, quindi in conclusione diciamo che noi abbiamo visto questo obbligo normativo come un'opportunità per le imprese per approfondire quello che è la situazione in un campo che è un po' per un'oggettiva situazione tecnico-produttiva, un po' perché in Italia l'energia ha un costo più alto che in altri paesi, è un punto importante per la competitività delle nostre imprese. Quindi l'invito è alle imprese di collaborare, di darci una mano per migliorare ancora queste informazioni, perché è una cosa che poi servirà a tutti, soprattutto per cercare di migliorare e di innalzare il livello delle performance delle imprese del nostro settore. Io mi fermo qua, vi ringrazio e do la parola al collega Prando che comincerà a entrare un po' più nel vivo degli argomenti.